Scusa, posso chiederti che hai detto che bisogna sparare agli immigrati? No, se mi dici chi l'ha detto, perché qua si sparano frasi a caso, cioè, primo. Seconda tu cosa, no, di sicuro, posso dirti, però, no, ma nessuno ha legato. Posso dirti, ma però, insomma, posso, no, dimmi chi, fammi un nome. Ma guarda, fammi un nome e cognome, perché quando che si sparano frasi a caso. Che bisogna fermare gli immigrati. E quelli erano i leprotti di Gentilini. I viaggi della morte non vuol dire sparare gli immigrati, se mi fai un nome invece di sparare frasi a caso. Seconda cosa, cosa vuol dire fermare gli immigrati? Come li fermi, scusami. Evitando che le barche partano, esattamente come è stato fatto in Albania, da Prodi, guarda, non da un leghista, da Prodi. Quindi prima di parlare informati. Seconda cosa, non risolvi problemi, e infatti sono stati risolti. Seconda cosa, i barconi. Seconda cosa, cioè, guarda, posso dirti, dopo facciamo tutti i discorsi barbari e paese civile, quanti cattivi siamo, e le armi e non le armi. Posso dirti una cosa? Ogni tanto bisognerebbe mettersi anche nei panni di chi rischia, magari, perché parlare dai salotti delle televisioni è più facile. Certo. Quando stai dentro una casa che magari hai avuto la vicina di casa violentata, certo, ti entrano in casa e rischiano di farti fuori il figlio, io penso che allora delle volte si usa un po' meno il buonismo da salotto e un po' più la concretezza, e bisognerebbe sì investire nelle forze dell'ordine che facciano il controllo. Beh, ti ricordo che il governo della tua maggioranza, del tuo Partito Democratico, ha tagliato 157 presidi di polizia, ha fatto, come diceva giustamente Gomez, 5 svuotacarceri che lasciano liberi addirittura gli spacciatori di droga, hanno fatto gli sconti di pena per i condannati per mafia. Allora discutiamo di questo, dobbiamo fare i discorsi noi in un paese democratico, barbario o no, non è, discutiamo di questo. Beh, la soluzione sicuramente non sono i 5 svuotacarceri che avete votato. Vabbè, e gli sconti di pena per i mafiosi, ma ci sono anche delle norme europee che, a cui ho magari lasciare i criminali in carcere, non per le strade, invece di seguire le norme europee. Io preferisco la tutela dei cittadini. Vabbè, prima che i diktat europei. Se questa è la scena che volete voi, questa non no, è la scena che ci rappresenta. No, invece la scena che volete voi è lo spacciatore sotto casa, è quello che ti stupra la figlia, quello che bello, ma che bello, guarda.